Bella a tutti ragazzi, io sono Nick, benvenuti in questa nuova monografia che non so se concluderò totalmente in questa postazione perché siamo il 24 a casa di mia nonna nella vecchia stanza di mio padre per appunto il cenone natalizio e visto che stiamo aspettando mi sono detto vabbè, iniziamo a registrarla. Oggi si parla come speciale natalizio e vi do un calorissimo augurio di Natale, ciao a tutti, come state? Si parla di Steven Spielberg, il regista favoloso per eccellenza, cioè comunque tu quando pensi a un regista, soprattutto il pubblico più mainstream pensa a Steven Spielberg. Sei uno Spielberg, ormai Spielberg è diventato un aggettivo per parlare di regista. Proprio perché Spielberg il cinema l'ha cambiato e tanto, non quanto un Kubrick, per esempio, cioè Kubrick o un Welles. Kubrick e Welles hanno creato ad esempio la struttura cinematografica. Senza Spielberg probabilmente non avremmo il cinema moderno. Il cinema, come cinema moderno intendo il cinema che ormai va di moda, il cinema che ormai fa fare miliardi al botteghino. Spielberg ha dato l'inizio. Infatti, guarda caso, i film di Spielberg in quel periodo lì incassavano 400-500 milioni, che negli anni 80 era una cosa che proprio non ti sognavi, cioè i 2 miliardi di oggi. Ed è veramente bella questa cosa, proprio perché ha appassionato tanta gente al cinema. Io, avendo i miei zii, i miei genitori stessi, che sono vissuti negli anni 80, mi ritrovo circondato da questo. L'altra volta è andato da mio cugino, abbiamo trovato le videocassette in francese dei film di Steven Spielberg. Cioè Spielberg è entrato nella memoria collettiva e ne ha fatto arte, ne ha fatto cinema, cioè senza Spielberg il cinema sarebbe stata una cosa totalmente diversa e molto più a una nicchia ristretta. E per carità, io adoro il cinema ad una nicchia ristretta, messo come cinema fatto con 2 euro, ma fatto bene. Però comunque il cinema è una collettivizzazione del tutto e quindi Spielberg è riuscito sia al lato tecnico, assieme comunque Spielberg era lì di quella cricca lì dei grandi geni degli anni 80, stava lì con George Lucas, c'è proprio una foto sua, George Lucas, Coppola e Scorsese, e io l'adoro questa cosa, e proprio perché sia lui che Lucas sono riusciti ad ultimare quella che è la potenza cinematografica, cioè veramente senza di loro il cinema sarebbe stato qualcosa di totalmente differente. E per quanto lo ripeto anch'io, molti film di Spielberg io li trovo estremamente sopravvalutati e Star Wars non mi fa impazzire di Lucas. Comunque, cavolo, sono delle fondamenta basi per il cinema. Cioè, intendiamoci, se un regista è così potente da essere conosciuto da tutto il mondo, non c'è una persona che non conosca Spielberg, e quando si parla di cinema lo si attribuisce appunto a Spielberg, cioè la gente comune, comunque quelli che non vanno nel cinema puro, lo dicono subito il nome Spielberg, cioè comunque tu non sei un regista a quattro soldi. Non sono regista proprio perché comunque il nostro Steven, indubbiamente dal non è Coppola, non è Kubrick, non è Tarkovsky, comunque un suo marchio ce l'ha, un'ottima regia. Poi che il suo tipo di film sia diverso da quello che è il tipo di cinema che piace a molti, cioè comunque Spielberg ha creato quello che è un esempio di cinema. E cioè, alla fine, ragazzi, quello che va a dire, quello che si propaga, E.T., Indiana Jones, lo squalo, quanto cavolo, e ne parliamo tra poco, quanto cavolo era, cioè, era famoso ed è ti piace Spielberg? Come non ti piace Spielberg? Tienitelo tu. Vabbè, l'esordio di Spielberg e il Fantastico Duel. Duel è un film che adoro e che paradossalmente rientra anche tra i miei film preferiti di Spielberg, proprio perché è molto particolare come film, cioè non lo definiresti a primo occhio spielbergiano. Ecco, esiste proprio l'aggettivo spielbergiano. Però alla fin fine ha un'ottima regia e un ottimo protagonista. È un film fatto con un budget mille volte inferiore ad altri film che comunque
il regista avrà tra le mani. Però comunque, ragazzi, che roba che è Duel. Ce ne fossero di film come Duel. Duel è riuscito. Cioè, è una roba enorme Duel per quel periodo lì. È interessante proprio perché è action, a tratti anche le atmosfere molto forti, molto horror comunque. E per quel periodo lì è molto interessante. Quando ci sono quegli effetti visivi, non sono fastidiosi, anzi sono resi bene. Si vede che è un film fatto con bassissimo budget, ma è interessante proprio per questo, proprio perché il primo lavoro di Spielberg è un lavoro fatto veramente con i controcojones e niente male. È un film che mi è piaciuto molto, vi straconsiglio, anzi anche molto più reperibile di altri primi film di Spielberg, e come inizio non è neanche male, anzi è proprio l'inizio col botto, e lo preferisco anche rispetto ad altri film di Spielberg che hanno la nomea più grande. Ecco, Sugarland Express, non posso dire nulla di questo film proprio perché non me lo ricordo. Sugarland Express è quello che viene subito dopo Duel ed è veramente un film dimenticabilissimo proprio per questo, cioè che non ricordo nulla. Cioè veramente io ricordo l'intreccio base, l'intreccio normale, l'intreccio classico, ma per il resto Sugarland Express, non mi ha lasciato veramente nulla, proprio perché è dimenticabile. Anche qui la regia è molto più bassa, non c'è una scena che ti ricordi, è un passo indietro e la regia, la sceneggiatura non è neanche accreditata da Spielberg, quindi ci ha messo la sua mano, ma relativamente, proprio perché alla fin fine non è stata tutta sta gran mano. Lo squalo, ecco, fare lo squalo al terzo film non è una cosa da poco. Lo squalo è un film fantastico, iconico, che ha fatto tanto anche nella storia dell'horror in sé. Cioè ragazzi, lo squalo l'ha rivoluzionato. Non è propriamente horror, cioè comunque quando tu pensi all'horror non pensi allo squalo, però comunque è un film che l'ha cambiato l'horror. Ci ha messo degli effetti speciali fantastici. C'era della gente che guidava sto squalo, che era una sorta di sottomarino. Ti mette tanta tensione, la gente scappava dalle sale per quel periodo lì proprio per la paura di appunto incontrare squali. Lo stesso tempo si era creata questa follia attorno, e quando un film fa una cosa del genere è veramente interessante il processo proprio per questo. Quindi sì, secondo me Lo squalo è un film fantastico, veramente bello. Ecco, adesso Icaro precipita. So che a molti piace, ma io trovo Incontri ravvicinati un terzo tipo un film veramente infimo, nel senso che ha anche un'idea interessante, il processo è appunto è anche bello proprio come è stato fatto, costruita questa mega astronave, gli alieni dentro, c'è una cosa che non è da quattro soldi, soprattutto per questo periodo, quindi non riesce neanche a essere apprezzato proprio perché dovremmo vederlo con gli occhi di quell'epoca lì. E per quello è stato rivoluzionario. Ma io ho trovato la trama veramente basilare, che ad un certo punto si spegne totalmente, e mi dispiace proprio perché partiva bene, ma non mi ha lasciato nulla. E questo mi dispiace, non mi ha lasciato veramente nulla. Peccato, perché poteva essere un bellissimo film. È un buon film, per carità, non che sia una merda, dai. Adesso fanno 1941, Allarme a New York, il primo film di guerra di Spielberg. Veramente bello, questo è proprio bello. Mi ha colpito proprio perché io non mi aspettavo nulla. Cioè comunque il fatto che si trovi tra un Incontri ravvicinati del terzo tipo e un I predatori dell'arca perduta, che sono due film che ormai sono leggende, cioè li conoscono tanto. Questo film ne senti parlare un po' meno, cioè vabbè, ovviamente non è che la popolarità ne faccia la qualità, ricordiamocelo, però io l'ho trovato veramente bello e mi dispiace che non sia passato tanto, proprio perché è interessante e bello come ti mettono la battaglia, come ti mettono il finale, come ti mettono tutto, e cioè, cavolo,
è una roba assurda pure per quel periodo lì. Cioè Spielberg a livello tecnico è veramente tanto, tanta roba. È un film anche attuale che in quel periodo lì fece anche abbastanza scalpore, proprio perché ti va a toccare l'industria, la società in quello stesso periodo lì. Siamo nel periodo anni 80, non è così facile riuscire a passare, soprattutto quando la licenza di film era così stretta. Quindi Spielberg ha osato molto in questo film. Ed ecco perché mi dispiace che sia caduto un pochino nell'oblio rispetto ai primi del grande regista. Amo I Predatori dell'Arca Perduta, il primo capitolo di Indiana Jones, una saga che tra l'altro ha fatto totalmente lui. Quindi oggi, signori, nel bene e nel male si parla di tutti e quattro gli Indiana Jones, nel male arrivando dopo. E il primo secondo me è il migliore, è veramente bello. E allora, vabbè, Harrison Ford è stato bravissimo. Non è la sua migliore interpretazione, perché l'ho preferito ad esempio come Deckard in Blade Runner. Però, cavolo, è tanta roba. È tanta roba anche qui. È un film che ha fatto la storia, è un film veramente bello e coinvolgente. E ben strutturato, anche nella sua semplicità, comunque. E quindi sì, è un gran film, un gran film che ricordo anche con molto piacere, perché è parte della mia infanzia e che vi esorto a recuperare se non l'avete ancora fatto, perché di sicuro è il punto più alto della saga di Indiana Jones, anche col sequel. Poi Abemus E.T. Allora, E.T. non mi piace, E.T. non mi piace proprio perché a certi versi è proprio fastidioso. Va bene, il lato tecnico è interessante, però la storia è sempre quella ed è anche abbastanza fastidiosa, pur proprio per come te la mettono. Quindi l'alienotto veramente da prendere a schiaffi tanto. E lo ripeto, non mi puoi fare 4 minuti di fuga con lui che scappa. Quindi personalmente no. E ti, ecco, quando io ho detto mi dispiace ma alcuni film io li trovo sopravvalutati, mi sto riferendo proprio ad E.T. Cioè E.T. è un film fastidioso per certi versi. Comunque vabbè, indubbiamente ben diretto, infatti non è brutto. Però è un film che io non accetto, cioè io non apprezzo, non mi fa impazzire. Scusate, vuole stare qui, sarà una collaborazione con mio cugino, vabbè. Allora, visto che Indiana Jones, il primo, I Predatori e l'Arca Perduta, poi non era neanche propriamente Indiana Jones, aveva avuto così tanto successo, alla fine si sono detti, vabbè, facciamoci un sequel. E qui prende il nome la saga famosa Indiana Jones e il Tempio Maledetto. Non mi ha fatto impazzire come il primo, cioè è comunque un film che gioca tutte le carte che aveva il primo, e tra l'altro con personaggi veramente più fastidiosi. Il cinesino e la signora sono due personaggi terribili, fastidiosissimi, ma che comunque ha un qualcosa da raccontare. Sì, è interessante quel qualcosa, sì. Lo trovo un film riuscito, che usa anche per quel periodo, per quello che l'intreccio, non faccio spoiler, e che quindi è comunque un lavoro interessante che vi consiglio, dai, di recuperare, molto bello. Ok, adesso mi direte un po' tutti, a me i colori, io l'ha fatto schifo. Allora, è un film, va bene, di cronaca politica, razzista, e va bene. Però dura troppo ed è lento. È un biopic lento, fastidioso anche, che quindi perciò ve lo dico, a me ha annoiato da morire e soprattutto non mi ha trasmesso nulla. Quindi il film fallisce a prescindere. Se non ti fa queste cose, se non ti intrattiene e se non ti colpisce, secondo me fallisce a prescindere. Poi per carità, il lato tecnico è buono, è fatto bene, è scritto bene, su quello non c'è proprio nulla da dire, perché comunque vabbè, oltre al fatto che sia Steven Spielberg, cioè comunque ottimo il lato tecnico, però è un film che doveva essere smorzato almeno di mezz'ora abbondante. Ecco, da qui in poi Spielberg comincia a dilungarsi molto sui film e questo è un problema. Come vi ho detto, è durata finché ho potuto, citando Monicelli, Parenti, Serpenti, quindi mi scuso se nella prima parte della monografia c'era gente che passava da una parte all'altra, però vabbè, diciamolo che Steven Spielberg riunisce le famiglie, mettiamola così.
Adesso abbiamo Empire of the Sun, L'impero del sole, che secondo me è un film fenomenale, è uno dei migliori di Spielberg e anche, devo dire, uno dei più sottovalutati. Proprio perché, allora, sì, anche questo è molto lungo. Io prima ho sporto la mente là sul fatto che Spielberg molto spesso con i film lunghi non ci sappia fare. Però questo è veramente coinvolgente e interessante, un sottotesto politico, critico, sociale interessante e anche appunto il solito film di guerra che però usa tutto quello che Spielberg sa fare, ovvero usa l'emozione di Steven Spielberg e riesce appunto proprio in questo, riesce nell'emozionare, che è la cosa che va più naturale e che è un film veramente commovente, ha commosso anche me. Quindi sì, questo L'Impero del Sole è un film fantastico di crescita, di formazione, bellissimo. Always, per sempre. Che schifo. Che schifo veramente, questo è uno dei punti più bassi di Steven Spielberg, eccoci. Perché è un film con una trama piatta, lenta e che appunto, come vi ho detto, non è rimasto impresso. Cioè questo film si trova tra un Schindler's List e appunto un Jurassic Park. Cioè come guarda caso, come mai questo film non è rimasto impresso, proprio per questo. Perché la trama è veramente un piattume di un piattume assurdo, semplice, banale, va bene, ci sta la cosa del lutto, però almeno rendimela più interessante, mentre invece un film lento, statico, dura anche poco rispetto ad altri, però è veramente un mortorio. Quindi mi dispiace, ma questo è uno dei peggiori, se non il peggiore, di Steven Spielberg. Questo sì che è veramente una grandissima merda. Veramente non convince nulla, dagli attori a tutto. È uno dei film minori di Spielberg e si vede tanto. Arriviamo al capitolo che chiude la trilogia, Indiana Jones. Indiana Jones, l'ultima crociata. Allora, della trilogia direi, perché esistono solo tre film, è quello più debole. Più debole comunque relativamente perché ha delle robe interessanti. È bello il personaggio di Sean Connery, però non mi ha preso come mi possono aver preso ad esempio gli altri film della saga. E quello che ha più problemi, probabilmente, buchi di trama, delle cose molto azzardate che però sono interessanti e che ti fortificano l'ideologia che tu hai del personaggio di Indiana Jones e che quindi comunque promuovo, però è un film un pochino inferiore rispetto agli altri, sì. È abbastanza debole, soprattutto per certe scene che risultano molto cringe rispetto all'altro pezzo e l'altro film. Peccato, veramente peccato. E il capitolo minore, però, vabbè, sempre che un bel film. Ok, quando ho detto che mi avresti iniziato a odiare, dico che mi iniziate ad odiare proprio da qui. Perché Hook Capitan Uncino non mi è mai piaciuto. È veramente brutto. Allora, Robin Williams è stato bravissimo, veramente. Però ecco, quando dico che è troppo romanzata la storia di Spielberg, mi riferisco anche molto a questo. È un film molto classico, va bene, però non mi ha preso e non mi ha convinto per certi versi. Ci sta, è interessante il voler rifare quello che è l'immaginario di Peter Pan. Ma risulta tutto molto, troppo anzi, non solo molto, molto banale e addirittura per certi versi risulta anche ridicolo. Mi spiace, ma l'ho trovato un film abbastanza stupidino anche per certi versi, dedicato ai bambini, ma nulla di più, personalmente. E non ci trovo qualcosa in più solo perché è morto Williams. Mi spiace, ma trovo un film fatto per i bambini e nulla oltre, che rimane un cult proprio perché quella generazione lì ancora se lo porta avanti, però è invecchiato malissimo, ve lo dico io. Stessa cosa dicasi per Jurassic Park, un pochino più alleggerita, più alleviata, non voglio sembrare il bastian contrario e la situazione che vuole contrariare il genio di Spielberg, però non mi ha mai preso. Tecnicamente è un passo avanti per il cinema, ce l'ha cambiato.
Però la storia è molto semplice, molto classica, non sono cose che prendono me. Se tu mi prendi con una storia più elaborata e più interessante, non cerco Nolan, cioè non è che cerco la trama intricata, ma cerco almeno un qualcosa di più coinvolgente e visto con gli occhi di adesso è invecchiata abbastanza male. Dico proprio a termini di tempo, come la più grande forzatura di sempre, ovvero quella del dinosauro che non sa aprire la maniglia. No, che sa aprire. Cioè, dai. Vabbè, abboniamocelo perché Spielberg, perché la magia, però vi prego, è un film che visto con gli occhi appunto di un ragazzino di oggi scade molto. La magia c'era ed è indubbiamente un bel film, però non mi ha mai preso. E arriviamo al capolavoro di Steven Spielberg, eccolo, Schindler's List, un film lungo, crudo, coinvolgente, diverso, è l'unico film di Spielberg in bianco e nero proprio perché ti vuole mostrare una crudezza in più, crudezza che col tono accentuato di Spielberg, che tende molto a valorizzare la figura del bambino, diventa una crudezza quasi dolce. Quasi di commozione e di rimpianto, proprio per quello che accade dopo. È un film ispirato a una storia vera, narrato perfettamente come deve essere, tranquillamente, ma è triste e drammatico fino al midollo. E quindi è un film che io vi straconsiglio assolutamente di recuperare perché è un'opera durissima, che ti fa male al cuore. E che quindi coinvolge assolutamente ed è da vedere, un film imperdibile. E ovviamente, visto che il primo Jurassic Park era stato un successo assurdo per il botteghino dell'epoca, come vi ho detto prima, la maggior parte dei film di Spielberg, che cosa ci fanno? Ci fanno il sequel. Un sequel sottotono tantissimo, che per certi versi è anche salvabile, per carità. Buona regia, ma la trama l'ho trovata molto ripetitiva, cioè ti sfrutta le cose che c'erano nel primo film e te le riusa. Cioè quello, ragazzi, nulla di nuovo, nulla di veramente nuovo. Peccato, peccato. E vabbè, ovviamente è un capolavoro messa a confronto con quella merda assurda di Jurassic World uscita un paio d'anni fa. E sto parlando del primo in primis. E che quindi per certi versi è salvabile, ma questo è veramente mediocre e questo viene visto da tutti. Cioè la mediocrità di questo film viene vista da tutti quanti. E poi abbiamo Amistad, un film di satira e di critica politica con un bravissimo Morgan Freeman, ma che personalmente non mi ha preso. Non mi ha coinvolto come doveva e mi dispiace. Proprio perché è lento e dura veramente un sacco. Cioè, proprio è fastidioso come ti va. E ahimè, è un film che non colpisce fino in fondo. Proprio qui Spielberg ti vuole fare una cosa più seria, una cosa più lunga, però diventa noioso. Certi versi, certi pezzi del film sembrano presi insieme e attaccati proprio con lo Scottex. Con lo scotch, con quello che vuoi. Mi dispiace perché veramente è uno dei film più discontinui. È uno dei peggiori di Spielberg anche, a detta mia. Mi spiace per tutti i grandissimi Spielbergiani, però no. Per me è un film abbastanza mediocre. Anzi, togliela abbastanza perché è veramente mediocre. Andiamo a Salvati il soldato Ryan, un altro film spettacolare di Spielberg, secondo me, ecco, tra alti e bassi Spielberg, questo è bellissimo. Tom Hanks, fantastico e finalmente una crudezza, una freddezza, questa è vera critica, proprio perché te la mostra, non sta come Amistad a ripeterti le stesse parole per un'ora e mezzo di film. Qui te la mostra, ti mostra la violenza della guerra, la durezza di certe immagini. Infatti, i miei preferiti di Spielberg sono Salvare il soldato Ryan e Schindler's List. Proprio per questo, perché loro non sono film che rimangono qui e te le dicono le cose, qui te le mostrano, te le spiattellano in faccia. Ed è un film veramente crudo. Cioè,
è forte ed è veramente bello e commovente ed è coinvolgente ed è uno dei migliori film di guerra mai fatti, secondo me. Non a livello di Apocalypse Now, vai e vedi, oppure La sottile linea rossa di Malick, però sempre un film bellissimo che vi straconsiglio di recuperare assolutamente. AI, intelligenza artificiale, AI, proprio perché è un film che inizialmente doveva essere il film successivo di Kubrick, solo che Kubrick è schiattato e Spielberg, che già gli aveva ritoccato Eyes Wide Shut, è arrivato a fargli questo. L'idea è interessante, però come te la mette in scena Spielberg col bambino che cerca la madre? No, è troppo mielenso, cioè troppo fastidioso. Cioè, Kubrick ti avrebbe ciucciato fuori un capolavoro. Qui veramente col bambino, con la cosa che si allontana proprio dal romanzo, tra l'altro, è un film totalmente diverso, spielbergiano, però in questo caso nel termine sbagliato, proprio perché quello che deve essere un viaggio nella coscienza di un androide molto alla Blade Runner scade per l'essere una sdrucciola commedia per famiglie che, ahimè, non fa il segno. Minority Report, questo è bello ed interessante proprio perché è un qualcosa di diverso, è una storia diversa da quella che sarebbe potuta essere, è un futuro distopico, questo è Spielberg che ti fa un thriller e i thriller escono bene, qui comincia a fare molti thriller da qui in poi, sì, questo futuro distopico è interessante proprio per le sue dinamiche, ti riesce a riempire, a colpire. E appunto la parte migliore del film proprio è quando si sperimenta con un Christian Bale bravissimo, assurdo veramente, e una storia che convince. Quindi questo è un buonissimo film di Steven Spielberg. Ecco perché vi ho detto che il mio rapporto con Spielberg è a volte in ascesa, altre volte in discesa. Non lo capisco neanch'io tra poco. Catch Me If You Can, Prova a Prendermi, che è un film veramente bello con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, che, cioè, Tom Hanks ormai è il feticcio di Spielberg. Ed è molto interessante la dinamica che hanno loro due. Proprio qui è bello il fatto che DiCaprio sia un donnaiolo, una spia, e loro che ad un certo punto si devono anche alleare, loro che si cacciano, si cercano. Bella la dinamica, molto creativa, ottima regia, ed è un film veramente bello anche questo da recuperare. Adesso invece si parla di Terminal, film del 2004, reperibile anche su Netflix, con Tom Hanks, quest'uomo che perde appunto e annulla il biglietto verso casa. Vive questa vita in questo aeroporto, facendosi amici, trovando l'amore. Ecco, questo è lo Spielberg più mielenso che a me non piace, proprio perché è una storia sdrucciola, anche questa molto lenta, e che alla fine non ti emoziona. Personalmente non mi ha lasciato veramente nulla, quindi questo Terminal è un film completamente dimenticabilissimo, con un bravissimo comunque Tom Hanks, come sempre. Tom Hanks è sempre bravo. E peccato, perché poteva essere qualcosa, però ahimè cade nel dimenticatoio. Peccato, veramente peccato. Stessa cosa per La guerra dei monti, War of the Worlds, che è un film che appunto è il remake del grandissimo capolavoro datato, ma che qui perde quello che è il fascino della storia. Sì, comunque un bel racconto, interessante, è un bel film, indubbiamente, ma non mi ha mai veramente fatto impazzire. Lo reputo inferiore ovviamente al primo film, all'originale, per quanto comunque, lo ripeto, non sia affatto un brutto film. È un bel film, ma con delle limitazioni dovute anche a un periodo
in cui certe cose non possono più avere lo stesso impatto che avevano prima. Quindi mi spiace, ma non mi ha colpito profondamente come aveva fatto ad esempio l'originale. Ecco, Munich è bellissimo. Munich è un film spettacolare perché è un thriller intrigante. Questo ti prende molto. Quando Spielberg fa la cosa più seria, ci riesce e ci riesce da Dio. Perché è veramente un film fantastico, questo Munich, appassionante, non, cioè veramente non dà fastidio in tutta la durata che ha, perché è veramente un film abbastanza lungo, ma che veramente scorrevole e intrigante ed appassionante, con dei grandissimi attori, un bravissimo Eric Bana, Daniel Craig, e tanta roba. Veramente tanta roba. E il thriller spielbergiano che ti dimostra la bravura del regista, un regista che forse trova nei film un pochino più aperti e comunque più sentimentali il suo Indiana Jones 4. Ok, oltre che a essere un sequel fuori tempo massimo, mi spiegate come cazzo gli è venuto in mente a Spielberg di farlo? Ok, che stanno facendo Indiana Jones 5 con, praticamente mi immagino, Harrison Ford in sedia a rotelle, per la maggior parte, finché è infortunato, si sente l'età avanzare. La storia è una merda. C'è anche il figlio di Indiana Jones, no, è terribile. I nazisti che ora, visto che non sanno più dove cagare il cazzo, lo cagano agli alieni. La scena iniziale di lui che per salvarsi da questa esplosione entra in un frigorifero. Madonna mia, qui siamo ai limiti del trash e questo è il peggior film di Steven Spielberg. È veramente una merda. Di questo non si salva assolutamente nulla. È proprio brutto. Anche i fan di Spielberg devono ammetterlo, che questo, Il Regno del Teschio di Cristallo, è una stronzata assurda. L'avventura di Tintin, Il segreto dell'unicorno, il film dedicato a Tintin, cartone animato della mia infanzia. Io ricordo ancora quando mi svegliavo presto, verso le 6, per andare a scuola e c'era Tintin. E allora, la CGI è un pochino stravagante, molto strana. Sì, questo c'è da dire. L'ho trovato quindi un film per certi versi fastidiosello da vedere, una sceneggiatura che non mi ha fatto impazzire, ma tutto sommato non è tutta sta merda. È un film bello? No. È una merda? No. È un film che è nella media. Ci può stare, ma personalmente io non lo ritengo un successo, anche perché fare il film su Tintin è abbastanza difficile, devo essere sincero. E qui Spielberg non ci riesce, ahimè. Ora, War Horse, allora, è un film che secondo me è riuscito, ma in parte. È riuscito in parte perché i protagonisti sono interessanti e anche il rapporto che hanno tra di loro, cioè le dinamiche sono interessanti. Il problema è che non viene approfondito il tutto da una storia molto semplice che vuole anche essere interessante, era un sottotesto di guerra, però si spreca pure abbastanza. Uno dei film, sì, minori di Spielberg. Mi duole ammetterlo, ma lo ripeto, anche questo è abbastanza sprecato. Non è una merda, ragazzi. È un film mediocre, personalmente, che si salva per pochissimi conti, di sicuro non per la relazione che c'è tra il ragazzo e il cavallo, che anzi, per certi versi, anche abbastanza forzata come relazione. A detta mia. Poi vabbè, abbiamo Lincoln. Cioè, veramente, Spielberg qui mi ha dato e mi ha fatto avverare un desiderio profondo che aveva sempre. Ma Daniel Day-Lewis, che fa uno dei padri fondatori dell'America, già l'aveva fatto nel Petroliere, vabbè, lasciamo stare. Anche qui è veramente bello questo. Ecco, quando vuole fare i film di critica politica, quando vuole fare
i film più seri, Spielberg ci riesce come? Ci dovrebbe buttare più su quelle cose, meno sulle bambinate, perché certe cose come Hook, Capitan Uncino, sono delle bambinate enormi. E quindi, secondo me, questo Lincoln è un film profondo, interessante e che non scade nel patriottismo, come altri film fanno. Questo non scade, per fortuna, nel patriottismo. Ecco, si fa una piccola pausa di un paio d'anni e riprende con Il Ponte delle Spie, sempre con Tom Hanks. Anche qui, stesso discorso, è molto interessante quello che Spielberg fa riguardo alla politica, riguardo alla guerra fredda, il periodo della guerra fredda in cui è ambientato, interessante l'immersione, gli effetti, la caratterizzazione dei personaggi. Tom Hanks è stato bravissimo. Questa è la chiave vincente di Spielberg. Stiamo parlando di un bellissimo film con Il Ponte delle Spie, Bridge of Spies, con un'ottima ambientazione, un ottimo climax che porta a delle scene piene di suspense assurde. Io quindi sono veramente felice di averlo visto, questo sì, che si può dire, questo è veramente un bellissimo film di Spielberg. Ed ecco, a prova che quello che fa Spielberg di più infantile non mi piace per niente, anzi mi fa proprio schifo. Il grande gigante gentile è una merda. Passare da un film sulla guerra fredda al grande gigante gentile è una cosa che Spielberg mi deve spiegare. Ci sta voler adattare un romanzo di Roald Dahl, però è veramente stupido. È un cartone veramente stupido, mediocre, fatto male, effetti speciali terribili, un voler essere così favolesco, però alla fine la sostanza, la storia, dove va a parare? Non va a parare. È semplice ed è questo il problema, con degli effetti speciali terribili, pessime interpretazioni, specialmente della bambina, che è quella protagonista, ed è pessimo. È uno Spielberg che vuole ritornare al periodo di E.T., di quei film lì, che infatti sono quelli che a me piacciono di meno di Spielberg, sia chiaro. E peccato, quindi non lo ripeto. E Spielberg, quando fa i film più per bambini o per tutte le famiglie, non ci riesce, per me. Che la magia ci sia, la magia è legata, secondo me, principalmente all'affetto, al fatto che i film sono usciti per prima. Ma se uscisse un E.T. in questi giorni, non sarebbe di certo una bella roba. Quindi solo perché è uscito per primo, solo perché per quel periodo ha avuto un'enorme influenza, oggettivamente sono bei film. Però hanno una sceneggiatura terribile, questo grande gigante gentile, come anche intelligenza del tipo, cioè tutti i film con dei bambini protagonisti che ti raccontano queste vicende qui, anche Jurassic, quando c'è la componente del ragazzino, è fastidiosa in Spielberg. Mi spiace. A dimostrazione di questo abbiamo ad esempio The Post, che è un altro bellissimo film. The Post è intrigante e avvincente, un thriller. È un film di cronaca che non perde mai ed è proprio bello. Io ricordo di averlo visto, tra l'altro, questo al cinema. E sì, è stato il primo film di Spielberg che vidi al cinema nel periodo natalizio ed è fantastico. Un film fenomenale che io vi straconsiglio, se non l'avete ancora fatto, assolutamente di recuperare, perché merita, merita veramente tanto. Film fantastico. Il problema di Ready Player One non è la sceneggiatura in sé, perché allora effetti visivi sono qualcosa di mastodontico. Il problema è che è un film che si basa solamente sulle citazioni e sul fanservice alla fine. Non è una merda. Non è un brutto film, è un buon film, ma che personalmente non mi ha trasmesso nulla. Proprio perché sta lì a metterci citazioni, citazioni, ci sta l'avevamo l'assassino, ci sta Godzilla, però calmati, c'è la trama, la storia, mettimela avanti con un finale affrettatissimo, peccato, peccato anche per questo. Ne abbiamo parlato di un paio di giorni fa qui sul canale West Side Story, un film con un lato tecnico mostruoso per quanto bello, le canzoni, tutto. L'unico problema sono i protagonisti, i due protagonisti e la loro storia d'amore che appunto allontana da quello che è l'interesse principale,
cioè alla fine l'interesse principale è quello che c'è attorno, la critica politica, e quando Spielberg la fa interessante, quando scade nelle scene d'amore, in tutto quello che, ahimè, deve essere questa storia, peccato cade. Quindi secondo me questo va ancora di più a dimostrare quello che è la mia opinione su un grandissimo regista che ha fatto la storia del cinema e che l'ha cambiato, ma che a gusto personale lo preferisco in film più impegnati. Comunque vabbè, cioè, ragazzi, ha aperto assieme ad altri la New Hollywood, applausi. E io vi ringrazio di aver visto questa monografia, è stato un parto da fare, veramente mi sto uccidendo. Buon Natale a tutti, merde, ci vediamo.